Si è insediato il nuovo consiglio comunale e nell'occasione ha prestato giuramento il sindaco Giovanni Ruvolo. Un momento emozionante per il primo cittadino e per i consiglieri comunali, chiamati a partecipare alla prima riunione del civico consesso, nel corso della quale hanno prestato anche loro giuramento. Ruvolo ha definito fondamentale il rapporto e il dialogo con il consiglio comunale, evidenziando il valore della fiducia nelle scelte a cui sarà chiamata l'amministrazione di Palazzo del Carmine per creare ciò che è stato definito un sistema città. Nell'interesse del comune, in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Da soli non si va da nessuna parte, questo è stato ribadito durante il giuramento del sindaco Giovanni Ruvolo. Sì, è la logica dei sistemi. Nel mondo stanno prevalendo quei paesi che sono riusciti a fare sistema. L'Italia è al palo perché continua a naspare, cercando ancora di trovare delle soluzioni dentro compartimenti stagni che non dialogano l'uno con l'altro. Nei piccoli sistemi come il sistema città è più facile creare queste relazioni, ma ci vuole un cambiamento culturale forte, ci vuole quel senso di responsabilità che ogni cittadino deve sentire e che deve rispondere alla domanda: io che contributo sto donando alla mia città? E allora noi abbiamo definito delle linee programmatiche chiare, vogliamo rilanciare l'economia partendo dal comparto agroalimentare, dalla riqualificazione urbana del centro storico, dalla valorizzazione degli eventi culturali, dell'enogastronomia del nostro territorio e nella realizzazione di un campus biomedico, cioè di una struttura universitaria, quindi legata alla formazione, che trova una collocazione e una collaborazione con una struttura ospedaliera di terzo livello che deve tornare a essere punto di riferimento sanitario per tutto il territorio del centro Sicilia. Allora in questa maniera Caltanissetta tornerà ad avere un'identità e un ruolo che consentirà di attrarre interessi, attrarre investimenti e soprattutto portare cittadini anche provengono dalle altre città siciliane nella nostra città, perché comunque la nostra città rimane una città bella, vivibile e secondo me attrattiva.